filari affollati per la tradizionale festa della vendemmia che ha portato nelle vigne della Cantina Falesco esperti, curiosi, visitatori e personaggi famosi. Un pranzo per oltre 600 persone, probabilmente altrettante sono venute sulle colline orvietane, nei pressi di Montecchio, per non perdersi un evento ormai diventato il simbolo dell'avvio della vendemmia. Padrone di casa la famiglia Cotarella al completo, con i fratelli Riccardo e Renzo a fare gli onori e le figlie Dominga, Enrica e Marta a diffondere la loro energia alle tante persone che non hanno voluto mancare all'appuntamento. Una festa che non ha deluso, con la tradizionale raccolta delle uve divisa a squadre e la pigiatura delle uve con i piedi, allietata dai canti della compagnia delle lavandaie della Tuscia. Interessante e affascinante la visita all'interno della Cantina Falesco, dove nascono i vini made in Cotarella. Un mix di passione, tradizione e professionalità che diventa vino, come una storia affascinante, capace di coinvolgere anche i tanti bambini che hanno corso in lungo e in largo tra i filari e le grandi cisterne della Cantina Falesco. Una giornata nella quale non potevano mancare le considerazioni di Riccardo Cotarella all'apertura della stagione della vendemmia 2016 e a pochi giorni da Orvieto di Vino, il progetto che segna la rinascita del vino d'Orvieto. Oggi è una giornata un po' particolare per l'azienda Falesco, che ormai si ripete e ricorre da circa 10 anni, chiamata la festa della vendemmia, non solo in costume ma anche con mezzi e situazioni ambientali di una volta. Questo per ricordare che il mestiere è antico quanto l'uomo e come tale ci sono dei momenti in cui vanno ricordate le nostre tradizioni. Per quanto riguarda la vendemmia nazionale, come ho sempre detto, è un terno all'otto. Noi siamo sotto un cielo e non abbiamo il tetto, quindi le condizioni atmosferiche condizionano tutto. Purtroppo in questi giorni, specialmente nel sud Italia, nella fascia costiera adriatica, si sta perpetrando il solito fenomeno che spesso succede di grandi piogge e allagamenti. Ecco, lì speriamo di no, ma in qualche maniera la qualità potrebbe essere un attimino intaccata. Per il resto, fino ad oggi, quella raccolta è stata una buona vendemmia e speriamo che lo sia anche per fino alla fine, fino a ottobre. Orvieto abbiamo messo in moto una macchina, ma le macchine da sole non funzionano, ci vogliono gli uomini che le sappiano mandare veloci e bene, senza sbandare né senza fermarsi. Io ritengo che Orvieto di Vino sia una delle ultime spiagge per il nostro territorio. Se questo verrà capito e interpretato da tutti gli attori, produttori del vino, ristoratori, artigiani, appassionati, eccetera, eccetera, potrebbe essere una buona rampa di lancio. Diversamente, ognuno si assume le sue responsabilità, ma io sono fiducioso.